Nella chiusura di un rapporto di lavoro domestico, il periodo di preavviso è un diritto e un dovere che spetta a entrambe le parti. Perdere il lavoro all'improvviso può creare grossi disagi, esattamente come perdere l'assistenza alla persona. Il periodo di preavviso serve proprio a ridurre questi gravi problemi. Per questo motivo, se il datore di lavoro chiude il contratto senza darne preavviso, deve pagare al lavoratore le indennità sostitutive di busta paga, vitto e alloggio, oltre a quelle di TFR, ferie e tredicesima. Allo stesso modo, il lavoratore domestico che chiude il rapporto di lavoro senza preavviso perde tutte queste indennità. Il periodo di preavviso ha una durata variabile, secondo il tipo di contratto e anzianità di servizio, e si misura in giorni di calendario. Il periodo di preavviso va comunque retribuito. Il datore di lavoro ha la possibilità di esonerare il lavoratore dal lavoro durante il preavviso, ma deve comunque pagare la retribuzione per quei giorni. In caso di giusta causa, il periodo di preavviso può essere evitato.